Ovviamente io sono favorevole ai vaccini. Certamente questo del Covid-19 è un vaccino speciale, particolare, tanto atteso quanto forse temuto per certi aspetti perché non ha fatto quell'iter, però io sono profondamente fiduciosa nella scienza e nei ricercatori e quindi sono certa che abbiano trovato una formula per tirarci fuori da questo guaio. Rispetto a chi vuole fare le cose in maniera, cioè io per esempio feci il vaccino antinfluenzale anni fa quando fu fatta la campagna per le vaccinazioni, lo feci in diretta televisiva, ma non è per forza obbligatorio. Io direi che quello che è veramente importante è la comunicazione chiara che devono darci i medici a riguardo e tranquillizzare tutti rispetto al vaccino. Quello di cui ho paura e non è tanto di chi si fa vaccinare o no in televisione o meno, benissimo chi lo fa, non do giudizi. Quello che io auspico e di cui prego politici, medici, cioè chi fa la comunicazione in questo senso è di una estrema chiarezza, no? Perché forse se c'è stato qualcosa che non ha funzionato è stata un po' la comunicazione. Ecco, noi da questo punto di vista forse non siamo stati i più bravi, anche se era molto difficile dare comunicazioni chiare su questo virus così bastardo, così insidioso e che si comporta in maniera così diversa a seconda di chi lo accoglie o di chi ne viene colpito. Quindi io spero veramente che questo vaccino ci porti fuori, che lo si faccia in TV, che lo si faccia in un laboratorio, facciamolo, non mi frega nulla. L'importante è uscire fuori da questa pandemia con responsabilità. Ecco, e l'invito più che altro è al senso della responsabilità che dobbiamo avere non solo per noi stessi, ma per tutta una comunità, possibilmente anche per tutta la nostra specie. Quindi, quando qualcuno pensa a se stesso e basta, a me un po' mi fa girare le scatole, ecco, se devo essere sincera.